molte cose in comune, persone importanti, l'ho detto prima, il papà, la famiglia, prima, e importanti sono stati poi durante la carriera la moglie e adesso i bimbi, perché questi sono i valori veri che servono e non è retorica, servono perché a fianco di un ciclista professionista ci deve essere una moglie paziente, perché andare via è difficile, ma stare a casa e aspettare ancora di più. Un ciclista professionista sta via all'apice della carriera qualcosa come 270 giorni all'anno, tra trasferte e quant'altro. Per cui è molto importante avere una serenità anche a casa, e queste sono state persone, l'ambito familiare è quello che più serve a una persona per andare avanti. Per quanto riguarda l'ambito dei tecnici, c'è stata una persona importante che è stato Fortunato Cestaro, che ha capito quello che era il mio canale comunicativo, e questa è la cosa più importante per i tecnici. Quando faccio l'esaminatore in federazione per il primo livello, che nel ciclismo è quello che va a allenare i ragazzini dai 7, dai 6 ai 12 anni, si arrabbiano tantissimo i futuri tecnici quando non li ammettiamo all'esame, perché molti dicono: ma sì, sai, perché ci rompete così le balle, che tanto devo da sentarsi qua a Caraghetta e guardare chi gira sul parcheggio. In realtà quelle cose lì mi fanno arrabbiare, perché voi tecnici che allenate in questa età avete il ruolo in assoluto più importante per il destino di questi ragazzi, che facciano sport. Per cui qualsiasi attività, che sia ciclismo, che sia hockey, che sia calcio, ma qualsiasi attività, laddove c'è la parte ludica comune, quella coordinativa, è molto importante che i tecnici che vanno a lavorare con questa fascia d'età non siano quelli che si siedono sulla carreghetta e vanno i bambini che giocano, ma siano quelli che capiscono quanto è importante sia l'attività ludica strutturata, perché per me questo ha fatto la differenza: riuscire a giocare in maniera strutturata fino a quando avevo 14-15 anni, iniziare a fare il professionista con tanta voglia da quella età lì in poi. Però quello che poi è il consiglio che mi sarebbe piaciuto ricevere, perché io avevo quel canale comunicativo lì, e questa è la parte difficile dei tecnici, perché non è che con tutti ci vuole il bastone, non è con tutti che ci vuole la carota, è la parte più difficile. Per il mio canale comunicativo, quello che ha funzionato, quello che poi il consiglio che avrei voluto ricevere sarebbe stato quello di, come diceva Pippo, un consiglio credibile, non uno che mi avesse detto: vai, te sei più forte, te spacchi tutto, no, ma una persona che mi avesse detto: guarda che arrivare a realizzare i tuoi sogni sarà tanto affascinante quanto difficile. Non so se ce la fai, ma quando sei là che fai fatica, ricordati che tu ne hai più voglia degli altri. E questo mi sento. Grazie, Angelo, grazie.